cominciano a perdere importanza. Preghiere dell'invisibile attraverso Marco a cura di VB Guida Spirituale. Allora l'individuo comincia ad annullarsi negli altri, comincia ad annegare senza morire, ad annegare rinascendo nell'acqua sanatrice dell'amore ai fratelli. E lentamente tutti gli affanni, tutte le altre ragioni di vita cominciano a perdere importanza. E l'unica ragione comincia a divenire il servizio ai fratelli, la testimonianza della verità, non perché essa abbia bisogno di difendersi, ma unicamente per amore a ciò che è. In questa fase molto spesso l'io egoistico stride con queste consapevolezze che l'essere ha acquisito, e allora si crea uno stato di sofferenza che lo accompagna in genere per molti anni. Ma poi comprende, alla fine di questi lunghi travagli, che non deve più badare a quei messaggi provenienti dal suo egoismo, ma deve badare unicamente ai fratelli. E così, nell'ultima fase, avviene la vera e propria morte a quello che si è, il sentire gli altri superiori a se stessi.